Ehi, tu sei su K-Radio? Guarda che ti controllo, eh. Sei all'ascolto di K-Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com. Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. kradiobologna@gmail.com. E se noi mettessimo così, non a bagno, perché lui sta facendo il bagno, Coco, adesso a ottobre quando ritorna qui in regia, non so da che parte piovo. Comunque signori, ho questa bella notizia di comunicarvi che sono nati, pensate un po', sono arrivati io come commissione della, che ne so io, non so nemmeno io chi sono. No, ecco, anche la Jacqueline si chiede, ma in realtà tu fai tanto, e tu sei la piovra di tutti, e lo so, lo so. Ma che mangiare, io devo comunicare, ma devo far radio, scusa, devo licenziare tutti quanti, che non fanno nulla, signori consiglieri regionali, solo percepire uno stipendio. Comunque, sono nati, signori, ho il piacere, sì, diciamo così, dalla rete Ferrara di K Radio, già, editore anche di Note Web Radio, ovviamente, sono nati. Ve lo dico dopo la pubblicità? Non ve lo dico ora. Sono nati tre cigni, non bianchi ma neri, va bene. Dove? Sì, in area 5 a Bologna, Bologna Nord. Pensate un po', proprio quando partivano le prime trasmissioni così sperimentali di Antenna Verde, la Vannini. Ne parleremo! In un bellissimo acquario, all'improvviso, vicino a una specie di rocca. E sì, in un appartamentino, no, era uno scantinatino, non si sa. Comunque lì, al Parco dei Giardini, dove era l'ex sede di Ciao Radio, perché succede poi tutto quanto, vedi, caso che non esiste, bene, e lì tra l'altro c'era anche una televisione, pensate un po', si chiamava Telemiglia, che era un caso patologico come il MUX 35 di copertura territoriale, e questo ovviamente sto parlando del gruppo di TV, ok, giusto per capire. Bene. Cosa succede al Parco dei Giardini? La grande associazione Kabur, gestita, coordinata da tanta gente, e io ovviamente sono trick e track, te lo saprete prossimamente, ci sarà una gran sorpresa. Bene, 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 sono nati tre cigni al Parco dei Giardini, non dico altro, perché io come della consulta, mi è sfuggito. Consulta, consulta di che? Non si sa, non solo di teleradiocomunicazioni, perché io poi li licenzierei tutti, da Roma, dal primo all'ultimo, dal MISE, Ministero Socio-Economico, ci hanno preso in giro 14 anni, molti governatori sono lì vicino, assemblee legislative, in particolare dell'Emilia Romagna, veramente pensano solo alle loro poltrone, a guadagnare un sacco di soldi, non stanno facendo niente, nulla, ok? Bene. Eh sì, un po' di sfogo ci vuole, Jacqueline, ogni tanto ci vuole, sempre fare questi talk, radio, demenziali, audio podcast, perché K Radio è grande, lo diventerà sempre più grande grazie alla mia idea, Laboratorio K, che non vuol dire solo format radiofonici, televisivi, eventi, perché è ora di lasciare il posto a giovani, questa gente ha rotto, tutti hanno rotto, non solo una parte. Dalla qualità del territorio, non ci sono aree riservate agli animali, oltre che acque, fontane, eccetera, eccetera. E gli escrementi sono a destra e a sinistra dove dei bambini giocano, cioè mi sembra l'asilo nido infantile. E noi votiamo questa gente, eh? Bene, non è un discorso politico, che sia rosso, blu, verde, giallo, bianco e nero,
Attualmente in Italia non c'è una persona valida, solo farsi vedere nei dove, dove non lo diciamo, lo diciamo su una media network social in tutto il mondo, però qui sulla Rai, su Mediaset, la 7, Rete 4 in particolare, eccetera, eccetera, anche su Canale 5 e Real Day AM. Basta. Questa gente ha guadagnato, l'ira di Dio, 3 stipendi, pensioni, vitalizi. Basta, ciao. Possono anche abbandonare l'Italia. Largo ai giovani. Ripeto, largo ai giovani, ma non qualificati, specializzati, che sanno e hanno il dono, il pregio di saper ascoltare. Meglio, meglio, abbiamo anche l'anfiteatro pieno di spettatori. Ci manca KTV e poi siamo al completo. Siamo ancora in trasmissioni sperimentali, signori. Coraggio, che la trottola continua. E io però vorrei sentire il dottor Loris, perché vorrei sapere cosa ne pensa di tutto ciò. 3 cigni in questo weekend, cioè non questo, il weekend precedente, e poi da gennaio sono nati, e questo è grazie alla mia Ganjo Woman, che la salutiamo, Angie. Poi non vi dico altro, si chiama Angie, è un soprannome, come dire Mauro Monti, come dire il delfino, vabbè, è così. Ognuno di noi, e poi probabilmente lavorerà anche, visto che forse diventerò, non dico niente, ma faccio parte della consulta dell'Emilia Romagna, non solo monitoraggio, frequenze, radio e televisivo, ma in particolare ambiente, ecologia, monitoraggio del servizio di qualità ambientale, terrestre, quante cose, e animali. Grazie a loro, i nostri bau bau, micio micio, a proposito, su Notte Web Radio, e prossimamente dal 6 gennaio 2022, quando partiremo ufficialmente per le trasmissioni K Radio, ci saranno trasmissioni ambientate nell'ambito gatteria, animaleria, micio micio, bau bau, e poi c'è pappagalli, c'è tutto, insieme a chi? Alla Mara e a una veterinaria. Non svegliamo nulla, e poi arriva pane e vino, che forse ci sarà anche il lambrusco, sì, succederà tante belle cose, non dico altro, come le novità dalla seconda decade di settembre 2021, tante novità, anche su www.guantivoemilia.it, nuove programmazioni. La Sonia la troverete in diretta, pensate un po', il sabato, non più la domenica, occhio, andate sul sito www.guantivoemilia.it, telefonate anche con noi per le promozioni, eventi, pubblicità, 345 103 900, dipende se troverete, se siete fortunati, così un piccolino trovare la linea libera. L'acquario continua? No, l'acquario è in panne, e beh, è normale, come quelli, signori, di ETV Antenna 1, bene, che gestiscono questo segnale, che tra un po' lo farò chiudere totalmente, mi sto arrabbiando, sul digitale terrestre MUX 34 e 42 UHF. Tra un po' mi balbetto anch'io, perché quanto mi viene 5 minuti, ripeto, sono 4 mesi che va avanti, o non si vede, o interruzioni, o non c'è l'audio, o non c'è l'audio e video. Ora manca proprio il transport stream. Si sa che c'è un danno irriversibile, ok, si sa. Ma l'ascoltatore, il telespettatore in questo caso, cosa cappero e acciuga ne sa? Poi tra l'altro manca anche una radio in sottofondo del gruppo, è incredibile. Pensare che questa persona è ultra esperto, sarebbe quello che ci ha insegnato, prima di partire con le trasmissioni dal passaggio analogico al digitale terrestre, è pensare che lui è stato dentro al MISE, pensate questo, io non dico altro. Bene, sì. I cari signori, 173.000 euro da giunco in su. È ora di piantarla. Abbandonate
e date metà del vostro stipendio ad associazioni non a lucro che se lo meritano. Aiutate case dei poveri, acquistate, non so, Croce Rossa per gli ospedali e andate a lavorare nei campi. Non siete nessuno, ripeto, nessuno è in grado di gestire il MISE a livello di teleradiocomunicazioni in Italia, dai disturbi, dalle frequenze doppiate, triplicate, siete una frana, va bene? Ok, poi che partono le diffide, poi dopo vedete cosa succedete. Largo ai giovani, avete rotto, avete stancato Roma e tutto il ministero regionale, in tutta l'Italia, perché non è solo Roma. Roma, diciamo, è la prima ovra che ha tutti i vari tentacoli. È chiaro? A Bologna è il Nazario Sauro, così sapete, andateli a trovare, che probabilmente non sanno nemmeno innaffiare le piante, Oltre che non saper comunicare, socializzare, sono una vergogna. Una vergogna per l'Italia. E l'importante è che comprate ovviamente i televisori a 600, 700, 800 euro che a volte troverete in difficoltà anche per vedere un televideo. Va bene? Ecco, chiudiamo. Ecco. Piripicchio, a te la regia e poi ci sentiamo dopo. Piripicchio. Sei all'ascolto di K-Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com. Allora, Piripicchio, non lo so, io vorrei sentire il dottor Lambrusco oggi, cioè, così, certo. Poi chiudiamo, lo so, è così, lo so, cioè, è già pronto il dolce, perché inizia il weekend, va in onda anche di notte per gli stranieri, Eccolo. Vai pure qui, K-Radio, ovviamente, scriveteci, kradiobologna@gmail.com, voi dite la vostra, io ho detto la mia, è così, Lambrusco, Oggi pizzico, Sì. Allora, una bella nota di demerito, lei segna a Alessandro, qui, sì, perché abbiamo sentito un po' sforacchiante oggi. Prima nota di demerito, alla terza viene bannata. Ecco, ho sentito... Bene, signori, è nato, Loris? Cos'è? Tre cigni bianchi, no, neri. Sono nati tre cigni neri. Ascolta. Sì? Quell'elicottero lì che hai visto, se quello che penso io è un elicottero, anche quello a me ogni tanto, non preoccuparti perché... Delle volte, lo sai quando misurano i terreni? Certo. Allora, delle volte... Faccio parte della consulta, credo di saperlo, Ma con quella scritta azzurra, un po' obliqua, mi sembra molto strano, sai? Non aveva luci particolari. Io ho pensato che... Perché delle volte fanno dei sopralluoghi anche dall'alto, con gli elicotteri. Sì, lo so, ma tu... come tutti gli altri, dovete iniziare ad ascoltare non solo Radio 5, Radio Fai 5, così, ma anche Paolo Tofani, del gruppo Yoga Network, RKC, eccetera, eccetera. Perché si è parlato anche nelle ultime trasmissioni di UFO, Ecco, e pensare che quella radio che ti ho detto io prima, Radio Fai 5, così... È stata addirittura criticato, trasmesso, il conduttore è stato bannato, perché ha creato vari disagi degli argomenti di astronomia, di astrologia, di UFO, e dà fastidio. Come questa nostra trasmissione dà fastidio, e io voglio che ora che la piantano, questi signori di Roma prenderci in giro. È ora di piantarla. Dal 6 gennaio iniziamo a mettere i puntini sulle i nel 2022. Certo. Tutti sono d'accordo. Tutti gli editori. Guarda, è uno schifo. Cioè, io inizio a bannare parecchia gente. Amici, non me ne può fregare di me. E poi amici di che?
Me lo spieghi? Cioè, no, no, scusa, allora, un gilet 100 euro, più 2-3 adesivi. Beh, ascolta, non c'è mica scritto Giocondor, Ciao, eh? No, no, scusa, quanto ce l'ho? Scusa. e allora se costa di una maglietta 40 euro ti Non ho guardo. idea, comunque non ci Ah sì. siamo. No, 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 assolutamente. La Guarda, mia, mia. comunque prima nota di demerito, segno. A me piuttosto a pagare mercati che io un bel di Ma merupia certo. che tutte le robe dall'euro a 5 euro, scusa. Io lo volevo prendere, sai, perché c'è una specie di gattino all'interno nella parte della schiena, ecco. E più il logo. Beh, 100 euro. Poi non so neanche se maniche, non so, smanicate, non so niente. Se ha le tasche, una lampo, niente. Anche al mercato, anche dai cinesi, quelle robe lì. No, sai cosa? Penso che qualcuno ci sta prendendo per i fondelli. La mia amica vuole scappare in Albania, non gli do tutti i torti, eh? Sì, così lì puoi viaggiare senza mascherine, senza fare ABCD, vaccini. Uno può fare quello che vuole. Da maggio 2021. Gli altri stati non esiste il virus sugli altri stati. No, dice la Jacqueline che siamo in agosto. È così il dottor Lambrusco? Non lo so. Dice così la Jacqueline. Io piango. Ecco, lei pensa solo a mangiare i dolci. Sì, perché si sciolgono. Io invece volevo stare qui 3 ore di trasmissione. Allora, buon weekend, dottore. La saluto. Dica la buonanotte alla Jacqueline anche. Buonanotte. Buonanotte, notte. Cosa vuole giusto la Maria Grazia che dice che non ho tempo? Digli che non ho tempo per lei. Dice che non gli scrivi mai, non No, ma so. il fa, allora ripeto, se lei non mette, adesso poi, ecco, essere buoni, se non mette mi piace, io ho scritto che abbiamo dei problemi tecnici almeno per 20 giorni, sia nelle mail. No, allora, o parliamo come si deve, o chiudiamo tutto, o prendiamo nuova gente e poi facciamo una nuova programmazione. Basta. Cioè, non sto scherzando, svegliatevi tutti. Ok? Ti saluto che è tardissimo, se no qui si scioglie tutto il semifreddo. Poi andiamo a festeggiare i tre cigni. Eh sì. Un abbraccio, grazie di esistere. Ciao ciao. Ciao ciao. Bene, signori, noi siamo in chiusura. Scusate dello sfogo, ma è anche giusto che ci stia e come se ci sta. E allora, adesso arriva anche un graffiotto oggi, la Jacqueline, eh? Certo, lo vuoi un bello, eh? La pianti? Bene, il bello della diretta è anche questo. Signori, termina qui. Alla prossima. Buon weekend a tutti. E grazie a voi, cari ascoltatori. Perché se non ci siete voi, noi, speaker, editori, direttori, non siamo nulla. Alla prossima. Buon weekend a tutti. Ehi tu, sei su K-Radio? Guarda che ti controllo, eh. Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K-Radio Bologna, @gmail.com. Ascolta, cioè, non hai scritto in chat? Non ti ho visto? Pronto? Niente. Maurizio, Non, perché non hai scritto in chat? Cioè, o è Facebook, è matto? Io non lo so. anch'io ci capisco tanto. No, qui non si capisce più niente, Maria Grazia. Ma niente di niente. Una mia amica ha fatto la prima dose di vaccino e è morta. Notizia di mezz'ora, 40 minuti fa. Qualche tipo, che tipo?
Ah, non te lo so dire. Domani, soprattutto l'età, non so nulla. È una che faceva teatro a Salso Maggiore. Per quello che voglio sentire il tuo parere in chat, è stato detto. Ma. Sì, sì, siamo messi. No, ma siamo messi. Ah, malissimo. Malissimo. Tuo marito lo sa bene almeno? Sì, sì. Ha già fatto il secondo o no? Sì, sì, abbiamo fatto il secondo. Gli hanno dato il Green Pass? Sì, eh? No, no. Non ancora. Beh, uno che fa responsabile autotrasporti, che può capitare anche una riunione, andare in giro. Boh, non ci capisco più niente. Niente, non ci capisco più nulla. Vabbè, sai che ti dico? Che io adesso chiudo baracca e burattini, vado a fare la colazione notturna con le raviole. E non lo so se c'è la marmellata, boh, devo chiedere. Perché, allora, dove è andata la drag queen? Sparita anche quella? Che raviole ci sono? Sì, ma che gusti? Alla bicocca, cioè quali sono? Miste? Ah, vabbè, miste. Bene, oggi si mangia, domani si sbadiglia. Poi ti faccio vedere il giardino, domani. Ok. È stata una giornata faticosa già stamattina, dalle 6:30. Anche la Giulia era già stanca. Stamattina alle 6:30. Mandami anche la tua foto. C'è già il video, ma non la vedi. Te l'ho messo anche su Facebook. Poi c'è anche la Jacqueline, ti ho messo. Insomma. Bravo. Vedo che non guardi fino alle mie pagine su Facebook. Insomma. Poi devi mettere mi piace. Se no, okay. Perdi le trasmissioni, perdi quello che io scrivo di importante. Però lo devi fare tutti i giorni, perché insomma, se non mi aiutate, chiudiamo tutto, eh? Io te lo dico così, eh? Va bene, guarderò più di più. No, ma anche i tuoi amici, fan, cantanti, sono tutti spariti. Cioè, io non capisco se Facebook, non ho idea. Una piattaforma nostra è saltata. C'è l'Ambrusco, è saltato tutto. Adesso, dopo, manderò a lunedì notte una mail in America e gli spiego come devono fare. Un bambino di 14 anni, un teenager, lo sa. Fare un reset in piattaforma in computer. Siamo all'asilo. All'asilo nido infantile, va bene? Nessuno ha più voglia di lavorare, io non lo so. Il tuo marito è un angelo, come fa con quei trasportatori che a volte lavorano un po' così, lo faranno arrabbiare, Cosa sì, dire, me lo immagino. È diverso, perché lui è responsabile di... Appunto che lo fanno arrabbiare, sono convinto, però lui è molto dolce, sempre questo sorriso, però prima o poi... Allora, attenzione, dal 31 agosto arriva Cristiana Televisione Italiana, una cosa CTC, sul digitale terrestre in tutta Italia, su 248, preparati, E questo chi sarebbe? Non lo so, non ho idea. Infatti c'era l'amica, la Lorenza, prima che ho messo giù, deve fare le ricerche perché stiamo facendo i controlli, cosa faceva la Catarbia, il ministro della giustizia, eccetera, e ci abbiamo capito poco e nulla. Però ha lavorato per la Bocconi anche, giurista, insomma, non è l'ultima arrivata, però... Adesso vediamo se fa quello che deve fare per la magistratura, la giustizia, è tutto da rivedere, non solo la Costituzione. Sai che dico? Okay, che non andiamo più a votare nessuno, va bene? Rosso, verde, blu, giallo, bianco, ci sono già rotte le scatole, va bene? Sì. Vai a letto, Maurizio. No, prima mangio. No, scusa. Sì. Certo, poi rispondo alle mail... Poi alle 2:30 alle 3 vado a letto, così alle 5:30 mi alzo, 5:30 5:40, Ma ci bastano queste ore per dormire? Ah, per forza, non c'è alternativa. Poi domani devo fare due dirette, ne devo fare una a Bologna, e poi dov'è che devo andare? A Sasso Marconi, a Villa Grifone, dove poi il regno di Guglielmo Marconi, chi ha delle news...
per Aruba, che ti dicevo che mi hanno fatto arrabbiare, allora facciamo una diretta su questo. Poi dobbiamo parlare del problema degli anziani, la disabilità, sulle pensioni, tutte queste cose qua. Ma poi forse ti telefono se ho tempo. Ma Ok, va bene. io intanto Vado a ti mangiare, auguro un buonanotte, buon good riposo. night. Ah, ti dà la buonanotte anche la Ciao, Jacqueline che sta finendo di fare le raviole. Saluta la Maria buonanotte. Grazia. Oh. Saluta. Ok. Buonanotte. Buonanotte, Jacqueline. Cos'è che dice? Al caldo Befana, La Befana viene di notte. con le scarpe tutte rotte. Sì. E poi? Poi non mi ricordo più. Beh, mi sembra anche giusto. Dunque. Io capisco che. Vaffanculo, Allora. eh! Allora, io capisco che a volte è meglio non capire che c'è Giacomino ai Oh, microfoni. dai, montaggio, mi sento un po' meglio. Allora, Non mi frega niente. allora Giacomino vi saluta E ti insieme alla Giacomina, ecco, e anche la zia, va bene? Grande spasso qua, Ecco, loro vi sia. salutiamo. Ciao ciao! Sei all'ascolto di Kappa Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. Kappa Radio Bologna @gmail.com. Ehi tu, sei su Kappa Radio? Guarda che ti controllo, eh. Sei all'ascolto di Kappa Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com